Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, sono le 7:45. Stamattina mi alleno qua perché devo fare delle cose. Ah, aspetta, mi sono dimenticata di accendere la luce. Sono sveglia dalle 5 e mezza, e sto facendo delle cose, vabbè, vi dico, studiando. Poi saprete cosa quando vi farò il video rivelazione di quello che sto facendo, ma mi sto portando un attimo avanti perché sono qua. Sono i prossimi 5 mesi, sono difficili, questo ho deciso che non vuole assolutamente stare in su, scende, è moscio oggi. Abbiamo il codo qua moscio, ma secondo me c'è qualche sistema per farlo stare su, ma io devo capire come. Vabbè, fai quello che vuoi. Tanto sono qua, mi sono lavati i capelli perché in realtà pensavo di andare in palestra più tardi, ma perché pensavo di non andare domani, invece domani riesco ad andare, per cui adesso mi alleno a casa e a posto. Oggi è venerdì 7 e io vi devo dare il benvenuti e il bentornati in un nuovo vlog. Sigla. Vediamo quanto mi ricorderò di fare stasera. Allora metto il siero alla vitamina C di Balea, che mi piace. Nota negativa di sti cosi, ste pipette qua non valgono un cazzo. Sono proprio, oh mio Dio, ah, quindi, ah, oh, che bello, mi sveglio fuori un attimo perché sono rincoglionita. Adesso sono le 7:47, studierò fino alle 9:30. Curiose, eh? Curiose. Dico nel prossimo vlog. Così siete lì proprio quando succede, più o meno, sta roba qua, quando inizio a fare sta roba. Ok, quindi ora non mi trucco, però volevo fare un po' di skincare lo stesso. Mi metto la crema giorno e dopo probabilmente la rifaccio. Adesso vediamo. Crema giorno Oxygen, che mi stava cadendo, ma ho afferrato tra le gambe. Eccola qui. Quindi dopo ci tocchiamo insieme e vediamo, vorrei approfittarne per registrare qualche mini video, quelli che ci saranno al mercoledì, presumo, che vi chiederò l'aiuto di far circolare i mini video, perché i vlog hanno un pochino più di riscontro, i mini video invece no, quindi quelli che sono comunque video che piacciono di più alla gente, vi chiedo di aiutarmi a condividerli e a farli conoscere, insomma, perché saranno una componente importante dei nostri prossimi mesi. E così, quindi adesso io continuo là la mia sessione di studio, dopo ci truchiamo insieme, quindi così. Anzi, venite con me che beviamo un caffettino, devo ancora rifare la stanza. Il letto, che qua ho aperto le finestre, cosa che faccio tutte le mattine, ma visto che per l'appunto oggi ho deciso di stare qua. Farò qua, occhiali, teniamo ancora le finestre un po' aperte finché fuori è bello. E così. Fortuna che qua avevo fatto una lista di video, quindi non devo neanche pensare più di tanto, dopo attingerò la mia lista e deciderò che fare. Aiuto, ecco, sono lì, vedete. Faccio vedere da lontano i libri, che non vi prendo in giro. Oh mio Dio, aiuto. Dai, la pelle sembra sempre molto bene. Dovrei imparare a fare qualche esercizio di stretching per il collo, perché anche quello aiuta a mantenere l'ovale. Vabbè, dai, ci vediamo dopo quando sono un po' più carina. Buongiorno, allora. Stamattina sono andata a fare una cosa che vi racconto tra un po', niente di che. Comunque stamattina poi vi dirò tutto nel vlog di venerdì, che vedrete venerdì, questo lo vedete di lunedì. Stamattina, ieri non ho più vloggato, oggi è sabato, ieri non ho più vloggato perché non mi sentivo tanto in forma, ero un po' spossata, adesso un po' meglio. Questi continui sbalzi di temperatura che ci sono qua in zona non mi fanno del bene. Stamattina ero ancora un po' giù, adesso mi sento un po' meglio, quindi abbastanza bene in realtà. Ancora un po' spossata, volevo allenarmi, invece ho pensato che continuerò a studiare quello che devo studiare, poi vi racconto per l'appunto nel vlog di venerdì. E
che mi porto avanti qua perché c'è tanta roba da fare. E quindi sì, e poi mi riposerò un po' prima di andare a lavoro perché anche stamattina mi sono alzata all'alba e accuso un po', però mi devo abituare. E sono andata a comprarmi un paio di yogurt su un supermercato vicino, non in Lidl, speriamo che non siano vomitevoli. Ho anche preso, tra l'altro stamattina ho messo dei pantaloni che avevo comprato anni fa, 4 anni fa, e non mi stavano. Non so perché avevo comprato questa taglia qua, comunque non, ma forse mi erano entrati una volta, poi non mi sono più entrati, che avevo preso un po' di peso. E li avevo portati via per sbaglio perché sono neri questi qua, sono neri tranquilli. Li avevo portati via quando sono andata alle terme con Nicola e non mi stavano, cioè erano troppo, non riuscivo a mettermeli. Stamattina li ho tirati su, ho detto vabbè, vediamo perché ieri sera pesavo un po' meno. Ho visto un 5 sulla mia bilancia, oddio, ho tolto i 60 kg. Ieri sera ero 59,9. Per me è un grandissimo traguardo perché io nella mia vita non ho mai pesato meno di 60 kg. Cioè 60 kg sono sempre stati la mia magrezza più assoluta, per dire, da quando soprattutto vado anche in palestra. Quindi mi sentivo super carica. E stamattina ho detto, beh, vediamo se mi vanno. Mi stanno larghi. Quindi è perfetto, continuiamo così. Sono super felice e positiva. Sono felice perché mi sto già vedendo bionda, anche se non lo sono ancora, ma non manca molto, secondo me. Cioè nel senso, sto già vedendo come se fossi. Mi è arrivato un pacchettino dalla pagina che fa questi bijou qua. Adesso lo apriamo insieme tra poco. Metto via le due cose che ho preso, poi ci vediamo. Poi sì, stamattina ho fatto una roba super veloce e bevo qualcosa perché ho sete e ci vediamo dopo. Buongiorno, oggi è domenica. Non sono mica riuscita a vloggare perché non è che mi sento tanto bene, quindi oggi vi vloggerò così col poco che viene. E sì, non sto tanto bene. Sono piena di raffreddore, aiuto. E ho avuto 2 le giornate no, piene di più e non sono fatta di ferro. Faccio. Sono presa un po' con le mine, devo dire. Poi ieri sera, vabbè, non vi racconto, ma ero partita per andare a letto alle 11, sono finita per andare a letto alle 3 e quindi stamattina avevo messo la sveglia alle 6 che chiaramente ho staccato subito, cioè ho detto no, cioè, no, l'avevo già tolta ieri sera quando poi ho visto che sono andata a dormire tardi e Cristo, cioè che stanchezza, veramente finia. Adesso penso che non andrò in palestra perché soprattutto poi il weekend prossimo è impegnativissimo, quindi devo riprendere energie e mettermi in forze assolute perché veramente qua sennò diventa un problema. E uno perché non mi posso assolutamente ammalare, che domenica prossima c'è il matrimonio. Sabato prossimo incomincio una cosa che non posso saltare perché non si può, è inderogabile. E venerdì prossimo la parrucchiera, per cui devo stare bene. Quindi dopo mi metterò solo sul tapirulana e camminerò un tot, giusto per fare una bella sudata. E così adesso mi sveglio con calma. Dopo vediamo. Ecco, sì, prendersi cura di sé vuol dire anche capire quando e cosa e come fare. Comunque, dopo vi faccio vedere meglio. Mi hanno mandato questo anello e anche degli orecchini che però devo ancora mettere, dopo ve li faccio vedere. Ho anche un codice sconto per voi, è la stessa azienda che mi ha di queste collane qua che mi ha regalato la Francesca, che mi hanno voluto fare un omaggino. Ecco, questo anello qua è bellissimo, sapete che ne cercavo proprio uno simile, sono super gasata. Ecco dai, vado a farmi il caffè e dopo sto qua un po' sul letto a fare le mie cose che ieri non ho fatto, tipo i miei diari, e studierò anche un po', studierò a letto così. Mi sa molto da universitaria. E niente, dai, ci vediamo dopo. Sapete che non so mica qua cosa fare. Oggi, perché oggi
talmente piena di robe da dover sistemare qua prima che venga la settimana, talmente tanto olfa di robe da fare che io in realtà oggi non so se vado via, vado fuori, se esco di casa, perché ne devo approfittare, non vado neanche dei miei, devo approfittare per sistemare delle robe, perché poi sennò le prossime settimane sono tanto incatigliata, i prossimi mesi più che le prossime settimane, quindi prendo questo siero qua, faccio un po' di skin care in ogni caso adesso qui dentro, e anche col fatto che non è che mi sento proprio benissimo, vorrei evitare di truccarmi, però non voglio neanche farmi un vlog dove non sono mai, non mi trucco mai, boh, non so adesso, vediamo. A parte che so che a voi non interessa se sono truccato o meno, però insomma un minimo, forse un minimo mi trucco, dai, anche solo per me, perché faccio fatica a vedermi struccata, ma non perché non mi vedo bene, cioè non perché non mi veda carina, proprio perché mi vedo, cioè sì, sono un po' truccata, anche poco, mi sento un pochino più in ordine e sono più attiva. Anche se sono proprio struccata, boh, non so, adesso vediamo. Si sta scaldando l'acqua per il caffè. No, anche perché questo vlog qua se non lo voglio far vedere domani. Il pomeriggio lo devo stoppare, almeno sulla T-Bag. E qua sono tutta gonfia. Oddio. Adesso faccio colazione e vabbè, oggi non avrò orari di cibo. Cosa figa, devo anche sistemare il mansardo un po', lo devo fare. Troppa roba da fare. E devo farmi anche le unghie. Che dopo smonterò, ma penso di farlo verso mezzogiorno. Adesso faccio qualcosa, devo lavare anche i pennelli, devo fare un sacco di cose. Aiuto. Aiuto, guardate, facciamo un po' di eyeliner e basta, che dite. Vediamo se riesco a farlo qua con voi così. No, non ci riesco mica. Vediamo. Difficile farlo con la videocamera in mano, eh. Sì, adesso non so come sia venuto, aspetta che mi guardo. Ciao. Ciao, come stai? C'è, sì, va bene. No, perché non mi sono sempre portato su quel bridge. Non ho capito come sta, stai, perché cosa? Ma no, gioco mia. Sono che roba che sui casi di riposo, ragazzi, non ti sembra che capisci. Chi sei? Susanna? Eh sì. Perché mi sposto, perché sto prendendo. Giorgia, questa bella, proprio carina. Una maestra splendente, così, posto. Ho detto che è, cioè, inimmaginabile, che uno non si immagina come funziona. Ecco. E la vuoi, eh? Mi viene in mente sulla calcice, caramente, che insomma... Ah. No. Ciao. Eh beh, sicuramente gli avrà da avere delle accortezze in più. Ecco. Sì, dopo. Ecco, tutta la cuia stamattina. Sì, dopo sono tornato in letto perché sono in letto tardi ieri sera. E dopo. Ah, sì, ma non lo faccio tamponi, no, non ho niente. Sì? Sì, che no. Beh, ti tosto il toro, non ti costa 5 euro. Non ti fa sempre comodo, più per papà che per me. Non mi ero mica accorta che avevo... ho spento, ho acceso il telefono. Qua come si... Ah, infatti mi pareva... Dicevo, madonna, come mai non riesco a tenerlo così lontano? Caffè. Al solito modo. Ho trovato questo maglione qua tra le mie vecchie cose. Che è un maglione che ho tenuto perché mi piaceva un sacco. È un maglione da uomo in realtà che io avevo comprato. L'avevo comprato io, non l'ho oscillato a qualche ex moroso. E mi
piaceva un sacco. L'ho messo l'altro giorno che volevo uscire, ho detto no, non mi piace più perché è troppo largo, non mi si vedono bene le tette. E io voglio che mi si vedano bene le tette. E scusate, cioè vedete, sì, se sto così si vedono, però se sono un po' così intanto o meglio sembro un po' in forma, no? Non ho più passione per questa roba un po' larga. Per stare in casa sì, perché è un po' morbidosa. Ok, però per andare in giro no. Aspetta che faccio quello che devo fare. Allora, tanti anni fa io sono stata senza che ci siano polemiche in tal senso su nessuno dei due versi. Ok, aspetta che io non tollero. Ma parlando mi pare di stare meglio, forse perché mi riattivo, vedete, si può essere. Vabbè. Sono stata vegana io per 6 anni della mia vita, addirittura 7 forse. Sono stata vegana tanti anni. Quando ero completamente vegana, proprio vegana, non vegetariana, vegana. Prendevo sempre questi. Che ne ho preso uno ieri, ma non comprerò mai più perché costa tipo 1,80 euro sta roba qui, vabbè. E mi ricordo che mi faceva impazzire mischiato con le proteine della soia. Quindi adesso farò questa cosa, mi preparo la colazione, che sarà colazione misto pranzo, perché guardate che sto veramente bene fisicamente, sono proprio bella asciutta. Mi ero prefissata un peso per il 16 ottobre, che è per l'appunto il giorno del matrimonio, ho tutta intenzione di portarlo a termine. E anzi, scusate, vabbè. Prima questa roba qua, adesso mi preparo quella roba, la mescolo e dopo vi dico se è ancora buona. Comunque, chiaramente, prima di tutto, la volevo farvi vedere anche gli orecchini qua che mi hanno mandato. Guardate che carini. Se li apriamo. Allora, intanto qua mi hanno dato il codice... Allora, occhio. Tiro fuori l'influencer che è in me. Allora, per l'appunto, Anomis Trendy Bijou, fatto a mano. Ecco qui, il coso ve l'avevo già fatto vedere, credo, però vi li taggo nell'info box. Se non vi li taggo, ricordatevelo come sempre, che sapete che io ho la testa trendable. E proviamo questi. Ah, tra l'altro le collane qua, queste qua me le ha regalate la Franci ed è un po' che le metto, da quando me le ha regalate non le ho mai tolte, e io sudo, palestra, tutto quanto, doccia, non hanno ancora perso colore, quindi probabilmente tengono bene il colore. Vediamo questi orecchini, sono messi in un punto non scomodo, di più. Vai Chiara, continua così che sei super performante e intelligente. Un po' più chiaro, sì, ho anche un disastro lì sopra. Sono indecisa se raccontarvi oggi quello che devo fare, che almeno capite perché sono così tanto presa, o venerdì, provo a vedere, vediamo. Oh, guardate che carino, super super carino. Cioè, beh, l'anello qua mi fa impazzire, l'anello mi fa impazzire. Sono stati gentili perché io ho anche detto, guardate, non metto cose color argento, metto solo cose color oro. Aspetta che ho delle difficoltà a farlo entrare. Sentite gli uomini che fatica che fanno, poveretti. Cioè, questo forse è un po' troppo, si gira un po' troppo, quindi diventa un po' difficoltoso, eh. Infatti mi devo guardare perché non riesco. Ecco qua, fatto. Hanno il pirullo che non si blocca, per cui dovete metterli con due mani guardandovi allo specchio. Comunque molto molto carini. Ecco, grazie. Tutta ingioiellata. Con la coda così mi piace un sacco. Infatti vorrei che i capelli, tagliare i capelli in modo che i capelli stessero così. Però li farò crescere in realtà. Adesso per un po' li taglio finché li continuo a decolorare, perché ci sarà bisogno, però poi farò così. Dai, mi preparo qua la colazione, poi per l'appunto devo fare un sacco di cose. Oggi dovrei bighellonare il meno possibile, però cercherò almeno di farvi un vlog da mezz'oretta, dai, perché sennò veramente mi dite Chiara, stronza. E mercoledì ci sarà il baby video.
il video baby e adesso sono un po' indecisa in realtà su cosa fare, perché venerdì è una giornata dove i vlog vengono cagati un po' meno, quindi non so neanche io se fare i video il martedì e giovedì. Boh, adesso ci pensiamo insieme, dopo guardo le mie statistiche YouTube e decido quando pubblicare questi tre video, perché li vorrei fare in tre giorni staccati, quindi tipo mentalmente sarebbe lunedì, mercoledì e venerdì. Però venerdì sera, vabbè che adesso comincia l'inverno, boh, vabbè, ci penso, dai, dopo vediamo. Buongiorno, ieri vi ho abbandonato di nuovo perché tra una roba e l'altra mi sono presa in casino. Stasera è lunedì, non vi pubblico niente. Oddio, mi ero messa la sveglia alle 6:20, mi sono anche alzata, mi sono fatta un tè e... occhio, troppo luce qua. Sono anche alzata, mi sono fatta un tè, ma mi sentivo tutta la testa piena, perché ho sto... che non è neanche che ho tanto raffreddore, proprio secondo me tutto il muco qua, che mi schiaccia le tempie, vabbè. E però mi sveglio che ho proprio, mi sento strutturalmente spossata, stanca. Poi adesso che mi sono alzata mi sono un attimo ripresa, tipo ieri. Mi sono messa un sacco di olio 31 qua, sul naso, sotto gli occhi, un po' in bocca. Adesso mi faccio il caffè e faccio una bella camminata sotto il pullman in modo da fare una bella sudata, smuovere il tutto, che poi alla fine ieri non l'ho fatta perché ho fatto mille lavori, ho sistemato anche la mansarda, ho fatto le unghie ieri. Questo qua è un colore di La Femme, non mi ricordo quale, dopo ve lo dirò. E secondo me così col vestito che ho stanno bene e niente, quindi così. Sono stata, poi non ho neanche voluto vloggare in realtà, perché ieri, anche l'altra ieri, ho avuto due giorni proprio indietro, nel senso zero positività, zero tutto, quindi ero proprio triste, ho pianto mezza giornata, ma così, senza, mi sono sentita triste, ma non stesso niente, cioè tutto un po' casuale, boh, forse tante cose, e nel senso da fare, da gestire, da anche insomma riprogrammare se stessi, diciamo, per entrare in un certo meccanismo di pensiero, ma non è chiaramente sempre semplice. Poi secondo me la vita ci mette sempre tipo alla prova, come per dire, ah sì, sei tutta positiva, vediamo se è vero, vediamo quanto ce la fai. Sono tipo le messe, tipo si è messo alla prova, no? Può darsi, cioè io la vedo così, voglio vederla così. E quindi vabbè, oggi è lunedì, quindi ripartiamo la settimana, che questa settimana è l'ultima semi-normale e... e oggi finisco di vloggare, quindi dopo, anche per questo mi sono messa qua, dopo finisco di vloggare con voi, mi trucco, quindi stasera preparo già il video per mercoledì, che sarà questo vlog, così domani, che magari spero di stare, anzi senza lo spero, domani starò molto meglio del tutto, tornerò in palestra, tutto quanto, vi racconto quello che comincio a fare, così venerdì lo vedete, e venerdì, mentre voi guarderete il video dove io vi racconto tutte le cose, sappiate che sono andata dalla parrucchiera. Tra l'altro, il video che ho messo su Instagram dei capelli, adesso me lo salvo e lo pubblico anche sui shorts di YouTube, perché su Instagram ha fatto 52.000 visualizzazioni. Peccato che non le paghi, guardate, si vede. Vabbè, comunque ne ha fatte tante. Mi manca un po' il nero, finché non sarò bionda. Comunque io vorrei tagliarmi, anche sapete cosa, solo per il fatto di accelerare sta roba, perché comunque le fasce qui alla fine sono sempre quelle più, e io poi vedo bene con i capelli
Cioè, io sto molto bene con i capelli corti. Li ho curati per un sacco di tempo. Vorrei proprio tagliare tutta questa parte qua, fare un bel caschetto, tenere i ciuffi lunghi solo qua, con la frangia. Cioè, tipo come se stessero così, si è scaldata l'acqua. Adesso me l'ho spostata. Cioè, adesso sono così. Io vorrei tagliare tutta questa parte qua. Fare che stiano tipo tagliati. Sono le 8:15. Tagliati e tenere tipo i ciuffi qua così, un po' così, ecco, una roba del genere io vorrei fare. Cioè, meglio secondo me che così. A questa parte qua, finché non crescono, boh, non so, però tanto, dato che comunque queste parti qua sono quelle un pochino più, saranno quelle, vedete. Vabbè, basta fare i capelli. Venerdì vediamo di che morte morire. E comunque sì, io per accelerare anche sta roba qua del decolorare e risparmiare dei soldi, perché costa meno tagliarli un po' che non fa andare 12 volte. A parte che ci devo andare lo stesso tante volte, però. Però vediamo. E poi il capello corto comunque è comodo. Vabbè, vado. Bevo caffè dopo cammino, mi smuovo fuori, dopo ci trucchiamo, così almeno in un vlog, almeno c'è un trucco in questo vlog. Eccomi, allora ho pochissimo tempo perché mi sono presa in ritardo, che stavo, oddio, studiando. E non mi ero accorta dell'orario, ho fatto anche un po' di camminata, mi sono fatta dei fumi con l'acqua calda e del bicarbonato. Sono così indecisa con questo taglio di capelli che voi non avete idea. Mamma mia, mi devo rimettere in piene forze in 2 minuti perché veramente. A parte che mi devo truccare in super fretta, ma a parte questo, devo proprio mettermi in forze, intendo in forze per domenica qua, perché ho un fine settimana impegnativo. Tra l'altro, quella cosa che devo cominciare a fare non la comincio più sabato, ma la comincio il 22, per cui vabbè, poi vi dico lo stesso, però non in questo vlog. Voglio ancora fare la stronza, fare un po' di hype. Vabbè, comunque niente, oggi torno positiva, torno positiva. Oggi ho deciso che non ci saranno mai più, no, mai più no. Perché anche giornate come quella di ieri ti fanno capire quanto è bello poi, cioè come quella che ho avuto ieri, che vi ho detto ho avuto proprio una brutta giornata, ho pianto, sono stata proprio negativa, male, spossata, tutto quello che gli va dietro, ma proprio, cioè ieri ero proprio non triste, ieri ero proprio depressa. E ho pensato, ma come? Ero tutta così contenta. Ed essere contenti è qualcosa, è fatalità. Infatti, tipo ieri non avevo fatto il diario, insomma il giorno prima ho fatto poca roba perché non avevo avuto tempo, mi sentivo poco bene, quindi tutto un po' così. Anche stasera andrò a letto prestissimo come ieri, perché ieri sera alle 10 ero morta, proprio essendo stanca fisicamente e pressata un po'. Poi capirete anche i motivi e i perché. Devo cominciare a prepararmi qua, là, non dirmi che si sta seccando questo perché mi serve, ok, no, non si è ancora seccato, mi serve domenica al matrimonio, devi stare chiuso il più possibile tu, parlo di lui, questo qui meraviglioso che ora, visto che l'ho preso in mano per provare, per vedere che non si fosse seccato, lo vado a mettere nella palpebra. Oh, non vedo l'ora di essere biondissima, raga, giuro. Non vedo l'ora di essere biondissima. E adesso per un anno porterò i capelli corti e dopo li farò ricrescere biondi. Per un anno li terrò corti in modo che si tolga via tutta la parte di colore, perché adesso lo andiamo a decolorare e vabbè. Però poi, quando ricrescerà il mio capello, chiaramente sarà molto più sano. E quindi tra un anno tornerò con i capelli lunghi o comunque sicuramente alle spalle, ecco. Però adesso io vorrei più tagliarli così, fare in modo che questo sia l'aspetto, con i due ciuffetti qua lunghi chiaramente, però tagliare via questa cosa qua. Venerdì vado, quindi vediamo, anche perché secondo me poi ne risparmio a livello anche di soldi, no?
Secondo me, credo io. Boh, vedremo. Vedremo, vedremo. Sentiamo cosa mi dice la Daniela. Devo fare abbastanza veloce adesso, vi ho detto, perché sono presa un po' tardi. 11.45. Ho tenuto un mezzogiorno, così oggi, di solito li do via questi turni qua. E questa sera posso... Ho pensato proprio a voi, ho detto me lo tengo così poi la sera posso editare, posso fare. Perché sapete che io vi penso sempre e vi voglio tanto bene. Essendo tutte le vostre energie positive, ho letto le vostre email sull'email dedicata che trovate nell'info box, dove potete scrivere tutto quello che volete in forma anonima oppure no, lo decidete voi chiaramente. E wow, cioè sapete che io quell'email non rispondo perché sennò già sono indietro con i commenti, devo ancora recuperare i commenti dei vecchi video per dire, però wow, sapete che ho letto e presto ne parlerò anche, chiaramente non entrando nei dettagli di chi ha scritto cosa, però farò un video dedicato a voi, all'email che mi avete mandato. E ci sarà proprio una rubrica più avanti, adesso decido il come e cosa fare, perché quando vi dico quello che vado a fare nei prossimi mesi mi dite sei matta, perché sono tanto impegnata e calcolate che sto già cominciando a studiare per sta roba qua, perché voi non lo immaginerete quando vi dico che cos'è, però c'è tanto, è come fare un anno di università in 5 mesi, per cui tanta roba da sapere, che la gente non ci pensano, è veramente tanta roba, e lavorando anche, lavoro, palestra, YouTube, insomma, non sono fatta di ferro, utilizzo questo come correttore, mi mancava solo di sentirmi poco bene qua, sti giorni, che vabbè, secondo me è la mancanza del capello nero che mi toglie le forze. Come per dire torna nera, no, non torneremo più neri, non si torna più indietro, non si torna indietro, non si torna indietro nella vita, bionda sono e bionda torno, con l'intento di farmi un po' più platino per farmi un po' Barbie, perché comunque mi è fatto bambola, a me piace, no? Infatti Bambola Malefica è nato quando io ero bionda. Voi non mi avete mai visto bionda qua sul canale. Però il mio soprannome è nato a scuola, che avevo quest'aria un po' da bambola, no? Questi capelli biondi, mielati, mi facevo spesso i boccoli, i capelli lunghissimi, belli, questa faccia bella piena, che ero grassa quando mi hanno dato questo soprannome. Sto fissando la base con un filo leggerissimo di Ciprian, qua Insta Ready di Ciglam. Insomma, mi chiamavano bambola proprio per il mio capello biondo, col mio viso da bambolina. Ecco. Quindi così, e Malefica chiaramente era per il carattere, perché sono sempre stata una un po' così, un caratterino. Che si è smussato forse troppo negli anni, forse era meglio quando ero un po' più aggressivetta. Aspetta che prendo le palette che ho messo là, che le ho pulite, disinfettate un po'. Sto preparando anche la valigia per tirarmi fuori il fondotinta di diverse tonalità per domenica, perché voglio prepararmela con calma, la valigia dei trucchi, così non rischio di scordare nulla. Mi sento un po', devo dire, senza forze, e anche l'aspetto, perché quando non vi vedete con un certo look, e parlo dei capelli, proprio non è che mi vedo male, per carità,
però non sono nel mio, sono proprio fuori da quello che piace a me. E quindi non è mica facile, anche se sono solo capelli. Non mi trucco neanche tanto perché so finire. Eliane. Chi è? Pisa che chiama. Chiaramente non conosco nessuno che vive a Pisa. Vabbè, make up più veloce di sempre che vi annoierà anche. Questo pseudo raffreddore, guardate che faccia, oh mio Dio! Ah. Comunque io penso di tagliarli, sapete? Penso, no, non lo so. No, non lo so, non lo so. Non so mica cosa voglio fare. Sono qua che ci penso. Cioè, vedete, tipo io così mi vedo super bene. Ve l'ho già fatto vedere prima, ve lo faccio rivedere. E dopo mi preparo per andare via. Cioè, tipo così. Vabbè, adesso li ho dovuti piastrare, ok. Però vedete cosa fa. No, là non si vede. Io mi vedo... Boh, non so. Ecco, adesso mi vedo bene. Mamma mia, aiuto universo, fammi capire cosa devo fare, che non so. Però ecco, mi vedo molto bene anche così. Ti capite il senso? Cioè, fate finta che questa parte qua dietro non ci sia. Ok, qua davanti sempre i due ciuffetti così. Perché tanto la parte qui sotto sarà quella più difficile da decolorare, nel senso che è quella che ha più strati di tinta nera. E quindi sarà anche quella che si rovina di più. Quindi mia idea è, già che ci sono, taglio, faccio in modo che qua ci sia sempre questa cosa che fa così, li taglio via tutta questa parte qua, diciamo, li taglio e divento bionda un po' prima anche, e poi nel tempo li faccio crescere. Adesso li ho dovuti piastrare bene perché qua se no mi fanno il gonfio e sembra un funghetto. Non mi piace. Quindi devo parlare indietro così, allora sì, aspetta che devo finire di fare qua. Poi il caschetto corto, biondo, platino, secondo me sta molto bene. E per l'appunto, secondo me, si fa prima, faccio anche prima arrivare il colore che voglio senza avere troppe transizioni, perché piuttosto io taglio che vedermi il colore che non mi piace, tanto con i capelli corti, ora che sono un po' più magra, sto bene. Cioè, mi sta abbastanza bene. Corti per corti. Aiuto. E dopo, insomma, cresco. Aiuto. Aspettate. Ok, qua così. A volte mi basta un filo di correttore per sistemare. Portate pazienza se non ho ancora risposto ai commenti, o se comunque a volte rispondo tardi. Comincerò, quando proprio mi vedo che mi trovo tanto indietro, a rispondervi con solo il cuoricino, però cercherò di fare in modo che sarà una cosa che capita meno spesso possibile. Cioè farò il possibile per che accada il meno frequentemente possibile, però quando vedete che magari non rispondo per un po', se vi rispondo solo col cuore non è menefreghismo, perché sennò poi mi rimango veramente troppo sormontata di commenti e faccio un casino. Quanto mi piace farmi la matita, passarmi la matita sulle labbra, non avete neanche idea. È una delle parti di make up
tip di make up che mi piace di più? Voi invece come state in questo periodo? Mi state dicendo tutte le mattine che siete belle, che siete brave, che siete buone, che siete come volete essere? Dovete farlo tutte le mattine. Mi fate anche un bel post-it, uno attaccato sullo specchio in bagno o dove volete, sullo sfondo del telefono, e vi scrivete qualcosa di bello per voi. Così lo leggete spesso. Ho rifatto anche lo schermo desktop, madonna, io ho una difficoltà a pronunciare certe cose, soprattutto quando sono termini in inglesi. Sto prendendo anche l'utilizzo dell'italiano qua, altro che, sono fusa. Comunque ribadisco, dai, la cena del 30 la facciamo allo spiller, dai, fatta, andata, ho deciso così, la facciamo allo spiller, che c'è, chi non c'è, ma anche se siete solo in due, io sono sempre felice di comunque passare una serata con voi. E che volevo dirvi? Non mi ricordo più. Quindi lo facciamo allo spiller. Chi c'è mi scriva su Instagram dove vuole, che dovrò capire in quanti siamo per prenotare, chiaramente. E basta, cioè, è abbastanza comodo, è l'uscita dalla tangenziale, c'è parcheggio, quindi io penso sempre a queste cose, perché a volte fanno delle cene, dei ritrovi in punti dove non c'è parcheggio, è un casino arrivare, io odio, cioè io non organizzerò mai cene dove non c'è parcheggio, cioè sappiatelo, cioè, a discapito di non andare in posti fighi, ma io voglio i posti con i parcheggi, quelli comodi. Ma io direi che posso stare anche così, mi metto giusto un filo di rossetto. Per fortuna che avevo comprato un altro Chiki che è ancora lì sigillato e lo porterò via al matrimonio, lo utilizzerò su tutte, sulla sposa sicuro, perché vuole un trucco rosato, così il suo è bello nuovo, perché sì, il rossetto lo disinfetti, sì, fino a una certa, soprattutto questi, cioè come fai a metterlo col pennellino, fatica, però questo qua lo tengo, quello nuovo, solo per la sposa, e le altre vediamo. Ok, mi si sono tolti ieri sera mentre ero in doccia, che ho lavato i capelli, gli orecchini che vi ho fatto vedere, aspetta che li rimetto, vi ricordo che c'è il codice sconto, aspetta che li prendo. Guarda, sono davvero molto carini, molto. Questi sono gli orecchini. Questo è l'anello che mi fa impazzire. Ah, questi capelli, queste donne con questi capelli, cos'è che hanno? Ecco, l'unica roba che non mi piace di questi orecchini, se devo essere onesta, che ha sto pillolo qua che si gira troppo e noi non riuscite, cioè, è un po' difficoltoso da mettere, secondo me. Non capisco neanche se sia. Attaccato. Ok, adesso è andato. Sì, è un po' troppo lasco sto robo qua. Sono fatti a mano comunque, quindi ok, ci sta. E però sì, molto carini. Belli. Mi piacciono proprio questi orecchini qua. A parte la difficoltà nel metterli. Aspettate, perché secondo me non è chiuso bene. Infatti, boh, vedete? Ah, ok, pare chiuso bene. Speriamo bene, che non vorrei perderli. Ecco, vedete cosa intendo? Guardate, adesso si capisce. Con gli orecchini si vedono, si capisce meglio. Ecco, l'ho fatto così io, vorrei.
proprio papale, così, qua con qualche sfilaccettino, così. Che è una piglia in culo da tenere, perché ho portato un taglio simile e qua di lato ti si alzano tutti i capelli di dormire di notte. Ecco, io così farei, bionda platino così, secondo me starei bene, adesso ci pensiamo, anche così, però. Sono indecisa. Ascoltate, indecise. Vado sì in palestra magari. Anche oggi non sono andata. Ho camminato un'ora, sotto più l'anno, però mi sentivo troppo affaticata, non volevo sforzarmi. E perché purtroppo bisogna anche ascoltarsi, perché io di mio sarei andata in palestra, mi sono fatta una violenza per non andare. Comunque dai, vado a lavorare, porto giù le squasse, vado, ci sediamo, ci sediamo, anzi venite con me un attimo, che intanto vi posiziono già di là. Madonna, non ce la posso fare. Mi dispiace che non avete visto il vlog lunedì. Sapete che io poi sono. Sapete che sto cambiando il manico. Sto cambio manico. Sempre utile ogni tanto cambiare. E, comunque, stavo dicendo. Spegniti luce, niente, mi preparo già di là. Ieri ho fatto un sacco di roba, ho sistemato anche la mansarda. Sì, ieri è stata una giornata impegnativa, però vabbè, dai. Vi porto già di qua, così stasera siamo qua tutti insieme. Volevo far vedere lo schermo del PC, che tra l'altro devo anche sistemare. Vedete che bello? Là, così. Dai. Vado, ci andiamo stasera. Eccomi. Allora, sono tornata a casa. Questo maglione qua, sotto l'altra maglia, che è tipo la maglia pigiama. Questo maglione qua è un maglione vecchissimo di Pinky, che mi stava bene quando non avevo le tette, perché ora mi sento un po' tirare. E ero anche un po' meno dorsata nel senso, ma un po' meno muscolo. Sono però tornata a casa. Oggi ho fatto un turno bellissimo. Guardate. Oggi ho fatto un turno da signori, veramente, che ho finito di lavorare alle 7. Cioè, che figata! Finire di lavorare alle 7 è una figata pazzesca. Ho trovato persino la farmacia aperta. Sono andata a prendermi gli attacchi Fluidec perché io domenica devo stare bene. E tra l'altro gli ho detto: beh, visto che ci sono, mi dai anche del Brufen, che sapete, lo prendo quando ho il ciclo, anche se sono piena di occhi a casa. E adesso non ce l'ho, chiaramente l'ho finito l'altro giorno. E Brufen 600 inesistente, cioè proprio non si trova né di nessun tipo, neanche il generico, mentre ho trovato il generico del 400, ma Brufen in generale materia sconosciuta, nel senso non c'è. Mi sono fatto dare del tacchi più, non so quanto faccia, però proviamo. Una bustina ogni 4-6 ore, non più di 3 bustine nell'arco di 24 ore. Vabbè, io non prendo tanti medicinali di mio, a parte Loki, anzi cerco di prenderne. Quanto carini sono sti orecchini, meno possibile, però domenica io voglio essere in super forma, anche perché per l'appunto sarà una giornata impegnativa, devo truccare. Quindi voglio essere tranquilla, non vedo l'ora che sia venerdì, non vedo l'ora di tante cose, forse troppe. Il mio fisico non ha retto, anche alzarmi presto tutti questi giorni qua, secondo me. No, non è vero, queste sono balle. Quello che mi ha fatto male veramente sono questi sbalzi di temperatura che ci sono. Sentite che roba? Sono questi sbalzi di temperatura che sono atroci, ve lo giuro, mi disintegrano. E niente, adesso io cosa faccio? Adesso, vabbè, questo lo teniamo un po' da parte. Adesso li metto via nelle scatole dei cosi. Devo svuotare la lavastoviglie. E cosa che suona?
là. E niente, mi sono pesata e devo dire che nonostante tutta la roba che ho preso bene, ma fa brodo anche la cosa, la che scorla. E dai, sono un po' così, questi capelli che penso che sia proprio una prerogativa femminile, che quando non vi vedete bene con i capelli non tutto vi sembra così difficile nella vita, scherzo. Comunque provate pazienza se questo vlog è un po' così, però guardate, oggi in confronto agli altri giorni sto anche bene, ma proprio qua mi schiaccia tutto qua, terribile. E vabbè, quindi così vi saluto, vi do la buonanotte, lo faccio già adesso, spero che questo vlog abbia una lunghezza decente, portate pazienza, ma non sono fatta di ferro purtroppo, o per fortuna, però così dai, posso mettermi a editare stasera con calma, a letto tranquilla, così per mercoledì siamo tutti a posto, poi se riesco, quando mi metto a letto rispondo a tutti i vostri commenti avanzati, che voi non avete idea di quanto io mi sento in colpa quando vedo i commenti che hanno qualche giorno che non ho risposto. Mi si può sentire parlare con questo coso? Comunque leggo i vostri commenti quasi subito, poi il problema è rispondere subito. Comunque, se volete sapere, adesso stavo ascoltando questo audiolibro qua tra le altre mille cose che sto facendo e mi sembra carino. Peccato le voci guida, che le voci di sti libri qua che leggono sono terrificanti, però sì, non male. Ecco, look di Halloween, non so se facciamo in tempo a farne sinceramente. Cosa volevo dirvi? Dai, pare tutto abbastanza bene. Scusate, mi sono persa qua. Dai, vado così per una sera, vado a letto presto. E domani invece non ho un bel turno, però non importa. Sarà una giornata bella lo stesso. Però bello qua l'effetto del blush così. Sì, sì. Dai, ci sentiamo e ci vediamo presto. Dopo domani. Non domani, dopo domani. Quando io mi starò facendo quei capelli un po' più chiari. E togliendo via tutto il nero qua che c'è, e soprattutto queste striature qua così che non mi piacciono, che però se si spostano i capelli non si vedono. Vabbè, basta questo cosa. Vediamo come siamo messi qua. Questo reel, il reel qua dei capelli era andato una bomba. 65.000, oh mio dio, 73.000, cioè guarda che non vi scherzo, da stamattina adesso guardate quanto è andato su. Wow, che figata, che figata, super figo. Bene, dai, sono contenta. Dovrei mettermi a fare più reel a sto punto sui capelli, però tutti sui capelli prima e dopo. Vabbè, dai, tanto io vedo sempre foto di culi, glutei, allenamenti. Dai, vi do la buonanotte, ci vediamo domani, no, dopo domani, oddio che brutto dire dopo domani, col prossimo video. Comunque voi state sempre sintonizzate, che se io riesco faccio più di quello che posso. Vi mando un grosso bacio, portate pazienza, vogliatevi bene lo stesso. E cosa te volevo dirvi? Non mi ricordo. Iscrivetevi al canale, commentate le solite, cuoricini all'altro, mandatemi tanti cuori così io sto bene e guarisco più in fretta. E ci vediamo prestissimo. Per chi volesse o per chi potesse, un super grazie. Sapete che anche un caffè offerto virtualmente per me può fare la differenza per eventualmente comprare qualcosa per il canale. Vorrei comprare la Huda Beauty per dirvi cosa ne penso, però adesso qua questa spesa capelli non è il momento, però appunto se dovessi avere sufficienti entrate qua dai video, la prendo. Per il resto, a presto, vi voglio bene, baci baci.